Buongiorno Green Lovers, oggi da queste fantastiche montagne nevate parleremo di quelle località più conosciute della Slovenia, quelle che tutti conoscono, ma sicuramente c'è una parte di voi che ancora non le conosce. Buona visione! Bene, come non partire sicuramente dalla capitale? Ljubljana, la capitale slovena, è famosa perché ha questa impronta fortemente asburgica, austro-ungarica, essendo che è stata dominata per tanti anni dall'impero austro-ungarico. È una città estremamente vivibile, premiata in diverse occasioni come una delle capitali più green d'Europa. È una città viva, con il suo fiume, la Ljubljanica, che la attraversa, che potete d'estate andare a tranquillamente sorseggiare il vostro aperitivo sulle sponde di questo fiume, in uno dei bellissimi localini che si affacciano. Potete anche percorrere la Ljubljanica con un traghettino che la percorre per il tratto cittadino, dopodiché potete andare a fare una visita al castello, che ha una bellissima vista su tutta la città e sulle montagne circostanti. Sicuramente andare a vedere il centro storico, caratteristico, con tanti piccoli negozietti. Vi consiglio di andare a vedere il mercato di Ljubljana, molto bello, perché potete trovare dei prodotti tipici che magari non trovate in altri posti. E poi Ljubljana ne riparleremo in maniera più approfondita in un altro video. Successivamente, un posto iconico, almeno una persona nella vita l'abbia sentito nominare, è Bled. Bled è una località molto famosa per il suo laghetto caratteristico, in cui in centro al laghetto vedrete questa minuscola isola con una chiesetta, in cui è obbligo per chi arriva su questa isoletta suonare la campanellina. Verrete trasportati su questa chiesetta attraverso queste famose, diciamo, gondole, che sono o spinte a mano o prettamente elettriche, essendo che sono proibite qualsiasi tipo di imbarcazione a motore. Bled, inoltre, sovrastata da un castello che è stata per tanti anni anche la residenza del maresciallo Tito. È un luogo sicuramente idilliaco da vedere in tutte le stagioni. Magari vi sconsiglio di andarlo a vedere proprio d'estate, perché diciamo che abbastanza è stato preso d'assalto negli ultimi anni. Dopo io direi che come terzo posto più famoso della Slovenia sono senza alcun dubbio Le grotte di Postumia sono queste cavità di origine naturale, scavate dai fiumi, che con un'estensione di decine e decine di chilometri permettono di andare a scoprire queste grotte e le sue formazioni calcaree. Il primo tratto del percorso lo si esegue attraverso un trenino, che vi sembrerà di entrare all'interno delle viscere della terra, e dopodiché si vi percorre a piedi. Vedete tantissime stanze enormi, stanze con delle formazioni calcaree particolari, la stanza degli spaghetti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Se andate a vedere le grotte di Postumia, da pochi chilometri da lì c'è il castello di Prediama. Questo castello ha delle leggende molto particolari, di cui vi parleranno là in loco. La leggenda del Robin Hood sloveno è molto molto bella, molto molto interessante, e ripeto, non potete non andarci, perché è un castello costruito dentro una caverna, praticamente un luogo unico, veramente unico al mondo. E infine, per chi volesse un attimino di mare, Pirano
con la sua piazza, è una città affacciata sul mare che permette di vedere dalla sua chiesetta, se andate un attimino sopra, tutto il Golfo di Trieste e vi permetterà di vedere fino alle coste della Croazia. Un posto molto bello perché è stato per tanti anni, anzi per centinaia di anni, sotto il dominio di Venezia, e quindi da lì anche lì potete vedere il classico case venete. Bene, questi sicuramente sono i luoghi più caratteristici della Slovenia che vi consiglio di andare a vedere se non siete mai stati in Slovenia. Se invece volete conoscere i luoghi, diciamo, meno conosciuti, allora iscrivetevi al canale e da lì conoscerete dei posti dove per fortuna il turismo di massa non è ancora arrivato. A questo punto non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao!